Cari amici, il sito Mission Online sul quale state navigando, nella sua forma e nella sua veste completamente rinnovate, è uno degli elementi di un progetto editoriale rinnovato che il PIME ha varato a partire dal prossimo mese di ottobre. Questo progetto editoriale comprende appunto la rivisitazione del sito Mission Online, ma soprattutto l'unificazione di tre riviste cartacee mensili in una sola unica voce del PIME in Italia, un biglietto da visita unico, insomma, dell'istituto, sia del nord che del sud, in una sola voce, in un solo strumento, che si chiamerà ancora Mondo in Missione. Questo progetto è un progetto ambizioso che porterà la rivista ad avere 70.000 copie e anche qualcosa di più, ha alle spalle mesi di studio, di lavoro, di discussioni, confronti, una scelta, come potete intuire, non certo facile, non certo scontata, quella di unificare tre riviste con storie diverse, con identità diverse in una sola. Perché questa scelta? Beh, sicuramente anche per motivi, per ragioni economiche. Siamo in un tempo di crisi, occorre razionalizzare, occorre riorganizzare, occorre risparmiare, ma anche e soprattutto per comunicare meglio, comunicare in maniera più efficace, comunicare in maniera più diretta. La scelta è stata quella di creare appunto una voce sola, Mondo in Missione, per raggiungere tutti coloro che in qualche modo fanno parte, chiamiamola così, della galassia PIME o della famiglia PIME se preferite, quindi tutti gli amici dell'istituto, gli adottanti, i benefattori, i parenti dei missionari, ma anche tutti coloro che già leggevano Mondo in Missione ed erano e continuano ad essere abbonati alla rivista per scelta. Ecco, a tutti costoro oggi la rivista si presenta in una forma rinnovata, più agile, più popolare anche, ma non nazionale popolare, non qualcosa di banale, qualcosa di fresco, di agile, qualcosa che vuole sorprendere mese dopo mese. Questa che vedete è la copertina del numero di ottobre di Mondo in Missione, che abbiamo dedicato a un tema di cui si parla molto anche in Italia, il gioco d'azzardo e tutte le ripercussioni sociali che esso comporta. Ecco, l'abbiamo trattato a modo nostro, con un'ottica missionaria, con un'ottica aperta al mondo, e quindi andiamo a toccare il fenomeno in vari paesi del mondo, proprio per documentare come questo problema tocca poi le comunità, le persone in mezzo ai quali i missionari vivono e operano. Ecco, questa è proprio una scelta della nuova rivista, quella di collegare in maniera più diretta e più coraggiosa anche il là della missione e il qua, l'Italia e il mondo. Ecco, questa è una scelta proprio che va nella direzione di portare sempre di più il lettore a contatto diretto con le situazioni, con le problematiche, con la vita delle persone, la vita della Chiesa in mezzo alla quale i nostri missionari vivono. Non a caso i tre verbi che formano un po' il DNA della nuova rivista Mondo in Missione sono proprio conoscere in modo approfondito, non superficiale, non banale, scevro da stereotipi, conoscere per condividere, quindi per entrare in sintonia, per scambiarsi nel profondo non solo i sentimenti e le emozioni, ma anche i valori, proprio il vissuto, la vita, far scorrere la vita. E terzo, cambiare perché tutti vogliamo un mondo migliore, un mondo più giusto, un mondo più conforme al disegno di Dio, e cambiare perché la vita di ciascuno cambia nel momento in cui incontra il Vangelo. E nel momento in cui il missionario ha sentito su di sé l'appello di Dio, è cambiato a sua volta, è partito, ed è partito per cambiare un po' nel piccolo, insieme con la gente in mezzo alla quale vive, cambiare la realtà che gli sta attorno.